Alright guys, what's up? It's the Malicious Cat trying the Destiny beta. And first of all, I want to say that I didn't like so much what happened that there's almost 1 week that the guys that own a PS4, they just playing already before, you know, they just start playing this beta on, I believe, on 19 of July. And yeah, that was not fair, but you know, this is part of the console war, and forget about that shit. This is, I think, one of the best game waiting for the, well, let's say that I'm personally waiting for GTA 5, you know, because I'm playing so much on my channel and I'm playing so much with my crew and all that stuff like that. So I think that after that there will be this game that is, you know, something that I'm waiting to play. And I hope most of you get the Xbox One. I will try this one. Let's try this one. Is that some beautiful woman? No? How about that? Alright, what is cool is that made by Bungie, they, you know, perfectly that was the first creator of Halo. So, at least this is a guarantee. It must be a guaranteed good game. Vabbè, siamo sul pianeta Marte. So we're on Mars. Mars attack. And yeah. Oh, what? Yep, nice intro. How do you think about that? I think it's nice. You know, the Bungie style. Lo chiamammo il viaggiatore e il suo arrivo ci cambiò per sempre. Grandi città furono costruite su Marte e Venere. Mercurio divenne un pianeta fertile. L'aspettativa di vita triplicò. Fu un'epoca di miracoli. Guardavamo la galassia e sapevamo che il nostro destino era camminare nella luce di altre stelle. Ma il viaggiatore aveva un nemico. L'oscurità che lo cercava da eoni nei bui vortici dello spazio. Molti secoli dopo l'età dell'oro, l'oscurità ci trovò. E fu la fine di tutto. Diventarono cazzi. Ma fu anche un inizio. Ma certo. Dai che però. Mo te lo dico. Allora, io ho creato il personaggio. Non vi ho fatto purtroppo vedere il personaggio che ho creato. Comunque,
come nel mio stile, ho scelto una donna, un personaggio femminile, e devo dire che è una bella gnocca. Fatemi dire questa cosa. E ovviamente la definizione, la grafica, l'editor, diciamo così, è molto, molto bello, molto ben fatto. E niente, direi che questo è proprio in pieno stile Bungie, per chi si ricorda Halo, con ovviamente una grafica molto molto migliorata, vedete una fluidità di texture incredibile. Ovviamente le console di adesso possono molto e vengono giustamente sfruttate. Questo è molto ispirato al primo Halo. E non mi ricordo più il nome di questo robottino in Halo. Caspita. Come cacchio si chiamava già? Porca di quella. Oh my god, I can't remember that name, dude. Can't remember the name of the first robot, little robot that was friend of Master Chief. And look like this one, they looks like the brute, the postmodern brute. They looks like, you know. There you are. You find me? All right. That Guardiana. Ribigliate. Sei viva. Non sai da quanto tempo ti sto cercando. Sono uno spettro. Anzi, ora sono il tuo spettro. E tu, ascolta, tu eri morta da tanto tempo. Siamo in pericolo. Ci faranno a pezzi. Devo portarti alla città. Non muoverti. Non preoccuparti, sono qui con te. Dobbiamo muoverci, presto. Qui allo scoperto non dureremo a lungo. Entriamo nelle mura. Entra nella muraglia. Non ti ho riportata indietro per morire ancora. Muoviamoci. Però in Halo si poteva fare una visione anche del personaggio, qui non si può. Scusate, ma sto cercando di capire poi i comandi. Senti, vero? Moriremo qui fuori. Ho capito. Devi fidarti di me, dentro saremo al sicuro. Sì, ho capito, arrivo, sto arrivando, fammi solo. Già che corre con le mani tipo quei deficienti di Call of Duty. Pazzesco. Forse. Ok, fammi pensare. Troviamo un'arma prima che i caduti trovino noi. Stavo pensando che stavo osservando qui come ci si abbassa. Ok. Sì, è molto come Halo. Piano, sono sopra di noi. What the fuck? Ah, ci accende da sola la luce. Con Halo l'accendevi tu. Aia. Tu come la vedi? Bene, ci siamo. I caduti amano il buio, noi no. Ci serve più luce. Vedo cosa posso fare. Cerco qualche legnetto da sfregare.
altro che questi sistemi di avvicinamento. È solo qualche secolo dietro via che vuole ostacolarmi. Qualche legnetto da sfregare. Ma siamo su un pianeta nel quanto mille. What the fuck is going on here? Vengono a prenderci. Ma io con cosa combatto? Ho trovato il fucile. Prendi. Ah minchia. E dov'è? Dove me l'hai messo però, testa di cazzo? Ma dove cazzo è? Ma che cazzo è sto fucile di merda? Oh shit. Confido che tu sappia usare quell'affare. Trovo una via attraverso la mura per sfuggire ai caduti. Ci provo, no? Tu come la vedi? Libero! Oh shit, what was that? Cazzo! Che cazzo, è una bella domanda! Qua dobbiamo andare? Avanti? O famo, non famo? O famo? E famolo! Piglialo! Zoomalo! Chi era quella? Oh. Tacci su, ha deso nonno! Non c'è sta un cazzo! Vabbè, dai! Holy shit! Vabbè, diciamo che muoiono abbastanza veloce. Classico, che sono questi? Ma questo è veramente Halo. È come un Halo, dai ragazzi, lo sapete meglio di me. Credo. No, è già morto, volevo fare sto corpo a corpo. È già morto questo. Manco ho sparato. Vabbè, comunque. Stavo dicendo che sicuramente avranno preso anche spunto da Titanfall. Io ho scelto subito la categoria del Titan. Del Titano, no? Però giustamente avranno preso uno spunto da lì, no? Però ovviamente si... Ci avranno preso qualcosa da lì per forza. Oh, ma ha preso quello, Ma questo mirino fa cagare. Però dicevo che... No, ma... Vabbè, forse no, non proprio da Titan. Ma però di sicuro da... Di fisso... È un Halo alla grande questo. Sappiamo benissimo che stiamo sempre parlando di... dei creatori di questa meraviglia di gioco. E quindi... è evidente che... non possono comunque fare... un gioco che non sia simile, diciamo. E le palle gli spara quello. Ce l'ha le palle? Cazzo ha buttato quella, vai a cagare, adesso gli do una pizza, voglio provare a dargli. Fuck you, what the fuck? Davanti a noi ce ne sono altri, ma dobbiamo passare, coraggio. Gli ho sparato nelle balle e non moriva, Dio fa. Una cassa. Vediamo cosa c'è dentro. Ottieni bottino. Ah, devi tenerla schiacciata. Predicatore, che è? Ah, un'arma speciale. Ah, un fucile a pompa. Bello. Ah, figata questa. What? Oh shit. Mine laser, non toccarle. Ho capito. Sì, ho capito. Minchia, t'ha agitato. Ho capito, non è che sia proprio... Minchia, però è un po' lento questo,
Oh shit. È una madonna, quanto ci mette? Sì, diciamo che è un po' una merda. Cazzo, col fucile a pompa. Un po' cagata, però. Headshot. Che fa? Scoppiato da solo quello? Che cazzo ha fatto? Ma la mia ombra quella. Ecco che sono. Che figata. Non ce l'ho. Guarda quello che sputa. Vabbè dai. Un po' ridicoli questi. Come spuntano così sono un po' ridicoli però. E questi? Dannato. Para un po' lentina st'arma, eh. Dove va quello? Non mi fa morire perché quello che c'è di bello di Halo sono sempre stati i personaggi, no? I nemici, quelli inventati da loro, no? Tu basta che aspetti che loro mettono il nasino fuori, fanno così, fanno cucù. Shut me motherfucker. Vedi? Guarda che roba. Buffa sta cosa. Ma qualcuno. Vedi l'ombra. Che figata. Dove stai, ciccio? Anando. E qua Anando. Dai, è bello. Qui i caduti sono più presenti che mai. Andiamo caduti avanti. Che sono i caduti? Speriamo che là fuori sia rimasto qualcosa. Sono questi i caduti. No, nel senso che sono caduti questi. Che è qua? Comunque anche l'acqua così. Sono tutti accorgimenti, ragazzi, che vi assicuro, io ho tantissimi anni che gioco. Tanti. E vi assicuro che questa grafica è una cosa che negli anni in cui io giocavo al Commodore e all'Atari te lo sognavi, dicevi magari una grafica e una fisica così di questo genere, vedete, no? Con questo non sto facendo un elogio a questo gioco in particolare, cioè capite il mio discorso? Il mio discorso è un po' per uno che come me si stupisce ancora dopo tanti anni che gioca. Non mi stupisco, devo essere sincero, tic, più tantissimo come quando ero più giovane, quando ero più ragazzino, però sicuramente questi tipi di giochi sono luce per i miei occhi, perché se penso da dove sono partito a giocare è evidente che voglio di qua, però di qua c'è un cazzo, ma qualcosa c'è di là, adesso questo mi trancia. C'è trancia? Ah boh, credevo che c'è tranciasse quello, ho detto bello. Morto lì, tagliato come un coglione. No, quindi vi dicevo, vi assicuro che giocare in questo modo con questa, vedete, fisicità, no? Con questi riflessi, l'acqua,
questi dettagli. Sono cose che magari chi è più giovane come voi. Ho capito, però noi dove cazzo andiamo? Qui è cambiato qualcosa, vuol dire che noi dobbiamo andare da qualche parte. Ah, ok, qui si fa col tastino questo e si vede dove si deve andare. Da st'altra parte. Ah, ma perché? Ho capito, però. Dove vado? Ah, cacchio, scusate, mi ero perso a far cretino. Tu come la vedi? No, dicevo che Questo era un vecchio anche. cosmodromo. Partivano navi per ogni dove. Deve esserci qualcosa che possiamo pilotare. E dai, famoso in giro. Dicevano anche questi dettagli sui. Oh no! Arriva qualcosa! Oh shit. Vedete questi dettagli, queste cose. Ecco, quelli sono come i banshee e le astronavi dei. Non mi ricordo più i nomi, ragazzi. Mamma mia. Se gli sparo che succede? Tutto Navi dei fuck. caduti, così vicine alla superficie. Oh. Dobbiamo riuscire a superarle. Tu come la vedi? Quanti strani in mezzo ai caduti. Se sono caduti se passa, basta che gli schivi, no? Scusa la cazzata, però. No, vi dicevo anche questi dettagli in campo aperto così, no? Queste cose sono. Vedete questi dettagli. Già in Halo c'erano alla grande, ma ovviamente qui con questa next gen sì. Ecco perché questa è una ragione per cui io alla mia veneranda età continuo a giocare ai videogiochi, perché come vi dicevo prima mi stupisco sempre della bellezza di questo e della migliorabilità che negli anni è stata fatta, no? E quindi godo di questo piacere, di queste vedute, no? Che dicevo, voi che magari siete più giovani e siete nati in questa era di console, forse come. Chi è? Come a dire, forse tendete magari, no? Eccolo, a dare un po' per scontato. Ma se partiamo da un presupposto di quello che ho visto io, beh, un giorno magari sul canale vi farò vedere con che cosa giocavo, perché qualcosa è rimasto. Non so se sia ancora funzionante, però magari. Ma si vede che qua non c'ha. Holy shit. C'era uno da là. No, vabbè, comunque. L'ho preso al volo quello. Però st'arma c'ha un rinculo di merda, veramente. Bruttissima. E anche l'audio? Chissà se arrivo fino là. Cazzo, mi ha tirato quello. Col flobber mi ha tirato, cazzo. Dicevo, che figata, ragazzi, guardate che dettagli. Ripeto, non sto dicendo che questo gioco abbia questi dettagli in più, no? Però sicuramente questi. Programmatori, diciamo, questi che sviluppano questi giochi in questo modo. Oh shit. Hanno fatto questa cosa che una volta non c'era. Comunque, vabbè. Dicevo che sanno come sfruttare al meglio questi motori grafici, no? E questo è a vantaggio di noi giocatori, insomma, no? Una cassa, qualcosa? E dove sono finito qua sotto? Io faccio un giro, scusate, voglio. Cos'è sto rumore? A motherfucker di fa. Via qua, ciccio! Cosa ha detto? Non sparargli nelle palle! Si è ammazzato da solo quello, che ha fatto? Ma questo che cazzo è? Un robottone.
Queste, vedete, sono vagamente ispirati, quasi niente, direi, a tutti i velivoli di Alo. Ci assomigliano poco, Mamma. Vabbè, dai, a parte queste cose che però sono sempre una garanzia. Riprendiamo, andiamo avanti, magari voi vi rompete anche i coglioni. Andiamo, dai, forza. Procediamo. A bomba. Questo? No, volevo dargli una mazzata. Porca troia, picchia secco la tipa qua, eh. Quanto è brutto questo. Ah, questa pure, questa è una donna. Ok. E questi che sono questi? Pip. Sorry, dude. Got you. Ando mai schimmazzata. Che è? Ah, sono salito di livello. Grande. Oh shit. Ok. Oh, freddo. Ulla. Sto volando. Ma cosa cazzo fai? Stai volando, Nando. Stai cadendo. Porca troia, come cazzo.